Mamma, come sei bello, sei morbidissimo! Sentieri del gusto, io sono Lucia e oggi voglio farvi vedere come preparo io una bistecca perfetta. Questo in pratica sono tutte le mie esperienze che ho raccolto nel mio taccuino e ora vorrei condividere con voi questa mia preparazione, magari svelarvi anche qualche segreto, perché delle volte qualche piccolezza, qualche particolarità può cambiare il gusto della carne, il gusto succulento della carne. Io qui sul tagliere ho un Angus, insomma una bistecca di reale di manzo, però voi potete usare quello che volete. Su per giù il metodo è uguale, insomma, cambiano solo magari i tempi di cottura, ma quello è a vostro piacimento. Per prima cosa vorrei ricordarvi che la carne deve essere a temperatura ambiente, quindi se voi la comprate e la ponete in frigo dovete almeno uscirla 2 ore prima. Alcuni macellai consigliano proprio dalla mattina fino al mezzogiorno o fino a quando si consuma, da mezzogiorno fino a cena. Insomma, più ore sta a riposare, più la carne si riscalda, si intiepidisce, proprio si raffredda in maniera naturale della temperatura ambiente, insomma, perché dovete sapere che la carne impregna anche il sapore. Se si va a cuocere fredda da frigo può alterare molto i sapori e soprattutto le proprietà. Per cuocere alla perfezione la carne non c'è bisogno di molte regole, è soltanto a gusto del commensale. Infatti i tre tipi di cotture di carne sono le classiche, non cambia nulla, è al sangue, media e ben cotta. Lo chef Ramsay lo ha ribadito, ma si ribadisce anche nelle grandi scuole di cucina. Per poterci accorgere dei metodi di cottura e quando si è arrivato ad una cottura perfetta, basta praticamente simulare o toccarci il nostro volto. Praticamente, quando noi tocchiamo il mento e poi tocchiamo la polpa della carne e vediamo che ha la stessa consistenza, quella vuol dire che è una cottura al sangue. Quando ci tocchiamo il naso e ritocchiamo nuovamente la polpa della carne, quella è una cottura media. E poi quando ci tocchiamo la fronte, in verità molto più dura, ovviamente tocchiamo la carne, quella è una carne ben cotta. Nelle carni, diciamo, quando si vuole questa cottura ben cotta, tante volte non si riesce ad ottenere questo risultato proprio per la grandezza, lo spessore della carne. Questa è una carne tagliata a 2 cm di spessore, grande 20 cm. Quello che serve per poter cuocere la carne, la bistecca, è soprattutto l'utilizzo di una padella in ghisa, di quelle proprio da arrostire, almeno se la si fa ai ferri. Se la cottura viene fatta alla brace, è molto più succulenta ovviamente. L'unica accortezza che bisogna fare è di mettersi davanti al fuoco e non spostarsi mai. La padella in ghisa, invece, se la facciamo così ai ferri, deve essere molto rovente, molto 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 calda, proprio perché i succhi e le fibre devono ricevere uno shock termico dalla freddura a temperatura ambiente al calore della padella in ghisa. Un altro segreto per fare una cottura perfetta della carne è in pratica togliere tutto l'umido alla carne con carta assorbente. Se ci sono residui di sangue, bisogna tamponare
la carne e togliere proprio ogni residuo. Io ho scelto già questa carne piena di grasso perché la preferisco, secondo me è la più, è più saporita, non la volevo magra. E poi durante la cottura il grasso si va a sciogliere, così da conferire nella carne un sapore molto più pronunciato, molto più gustoso. Dopo averla tamponata, io la spennello un po' con un po' di olio. L'olio servirà per aiutare la cottura, anche a velocizzare la cottura. Praticamente non servirà come, diciamo, per evitare che si attacchi alla griglia, ma servirà proprio per aiutare la cottura e per far penetrare il calore proprio dentro alle fibre della carne. Molti usano marinare la carne, io non la faccio, preferisco utilizzarla naturale perché mi piace proprio il sapore naturale della carne, ma molti usano marinarla con molte spezie, succhi di limone, olio, vino. Questo è soltanto un vostro piacere, solo un metodo per poter consumare la carne come soprattutto vi piace, come la gustate. Molti invece aggiungono il sale alla fine della cottura. Invece il sale aiuta molto la cottura della carne, molto più sbrigativa. Su per giù la cottura della carne si effettua se non in 5 minuti, 2 o 3 minuti per lato. Si aumentano i minuti se volete una carne molto più cotta, ovviamente. Questa è la mia pentola in ghisa, foderata in ceramica. Uso questa per i miei motivi, ma voi potete usare quella che preferite. Praticamente sto facendo riscaldare la padella rovente in maniera molto, un calore veramente molto 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 forte. È in questo momento che vado ad aggiungere il sale, perché il sale e gli aromi, perché riscaldando sale e aromi potete aggiungere di tutto, sale, aglio, rosmarino, pepe, quello che volete. Perché in questo momento è che grazie al calore gli aromi si riscaldano e conferiscono e penetrano tutti questi profumi nelle fibre della carne, ovviamente. Ci butto anche un aglio in camicia schiacciato. La cosa più importante è non punzecchiare la carne, quindi niente forchettoni, niente forchette, solo magari una pinza come questa. Ottenuto un colore giusto, come vedete qui esce del fumo, possiamo inserire la nostra bistecca. La cottura della bistecca varia dai 2-3 minuti, dipende come si vuole il taglio, ma ripeto, si può anche vedere, notare lo spessore, cioè la morbidezza della carne tramite la morbidezza del nostro viso, per vedere se per caso la volete al sangue, cottura media o ben cotta. Potete anche fare la prova della mano. A questo lato, in questo lato della mano, questa qui diciamo è una cottura al sangue, quindi basta notare in questo modo, fare questo gesto per vedere se la cottura al sangue si sta sviluppando. Nello stesso tempo, se vogliamo una cottura media, basta spostarci verso l'osso, verso questo osso qui del pollice,
fare sempre questo movimento per poterci, ma questo qui è quasi a fine cottura, quando praticamente noi rigiriamo la carne. E qui dal tra il polso e la mano è il punto giusto per poter decidere se la cottura è ben cotta, sempre in questo movimento. La bistecca si gira solo una volta, si fa cuocere soltanto una volta in un lato e poi si rigira e o si contano i minuti oppure si decide se ancora continuare la cottura o no. È sbagliatissimo rigirare di volta in volta la bistecca, perché così andiamo a perdere anche proprietà, succhi e fibre della carne. Ovviamente se vogliamo possiamo condire dal lato superiore, quella che ancora deve essere cotta, anzi ci aiuterà anche nella cottura. Durante la cottura della bistecca ad alcuni ho visto coprire la carne con un coperchio, cosa sbagliatissima, perché si creano dei vapori, i vapori crea proprio acqua e quell'acqua dissolve ogni proprietà della carne, quindi potremmo proprio assaporare proprio l'acqua da frigo nel nostro piatto. Insomma, questo è uno dei motivi anche perché è molto importantissimo uscire la carne almeno 2 o 3 ore prima. Fatto questo passaggio possiamo rigirare la carne e come vedete posso girarla almeno per altri 3 minuti, perché io vorrei ottenere una cottura almeno media, sangue media, perché mi piace così. Infatti, notando anche la morbidezza, ha una cottura giusta, si nota. Mi raccomando, non punzecchiate la carne, lasciate sciogliere il grasso e ci vediamo per farvi vedere la fine di questa bistecca, insomma la cottura di questa bistecca. Ed ecco la cottura della mia bistecca. Questa qui deve essere una cottura media, o almeno per come piace a me. Ora cosa facciamo? La lasciamo riposare per 3 minuti, 5 minuti, perché tutte le fibre si devono riunire, perché ovviamente con il calore si sono separate, anche per raccogliere ogni succo di questa polpa. Alcuni utilizzano coprire con dell'alluminio la carne, io non lo faccio, preferisco farla intiepidire così, perché la carne non si mangia caldissima. Non è sbagliato coprire la carne con la stagnola o con altri panni, non c'è nulla, è soltanto un'opinione personale, non ho visto nessun cambiamento in verità provando anche questa tecnica, ma io preferisco farla raffreddare così all'aperto. Ok, trascorso il nostro tempo di cottura, ora andiamo a fare il taglio per vedere se veramente è una cottura media. Infatti i succhi si notano, i succhi si vedono, veramente è veramente succulenta, succosa. E questo è il risultato di una perfetta bistecca. Io vi lascio qui, spero che il mio video vi sia utile, vi sia piaciuto e nulla, spero che grazie ai miei consigli farete delle ottime figure con i vostri commensali. Ci vediamo alla prossima, ciao ciao!